Augusto, l'organizzazione e l'espansione di un impero. Riguardo al governo dell'Italia, Augusto divise il territorio in 13 regioni, le regio, all'interno delle quali vi erano i municipi, che avevano la funzione di facilitare il censimento della popolazione e delle proprietà degli abitanti, per consentire e facilitare i prelievi fiscali. Inoltre, nelle regio non vi erano stanziate legioni e l'ordine pubblico veniva affidato alla Guardia Pretoriana. Augusto aveva molto a cuore gli abitanti della penisola italica e voleva farli sentire partecipi della vita politica e istituzionale romana. Infatti Augusto favorì l'inserimento nel Senato romano di soggetti provenienti dalle 13 regio della penisola italica. Inoltre vi erano anche i decurioni, che erano membri dei consigli cittadini. I decurioni potevano inviare i propri voti in merito alle decisioni da prendere in un'assemblea senza recarsi di persona a Roma. Osserva la cartina che mostra l'impero romano e i regni confinanti in diverse colorazioni per comprendere al meglio l'impero al tempo di Augusto. In verde il regno dei Parti, che ovviamente non faceva parte dell'impero. In rosso scuro le 13 regio dell'Italia. In viola le province governate dai proconsoli, dette province senatoriali. In rosso più chiaro le province governate dall'imperatore, dette province imperiali, in beige i regni clienti di Roma e in giallo le nuove acquisizioni di Augusto. Osserva ora le province imperiali, quelle in rosso chiaro, che essendo di più recente conquista, necessitavano della presenza delle legioni, ed erano controllate da uomini di fiducia dell'imperatore, i legati di Augusto. Riguardo ai legati e ai proconsoli, dobbiamo dire che essi dovevano rendere conto del proprio operato ad Augusto per assicurare un maggior controllo in merito all'efficienza delle amministrazioni delle province, e anche per assicurare la prosperità dei territori sottomessi, che poteva garantire la stabilità e la pace. Con Augusto aumentarono anche le città. Le città fondate venivano spesso popolate dai veterani delle legioni o da popolazioni che precedentemente vivevano in villaggi sparsi. L'esercito era potente ed efficiente, contava ben 25 legioni e la flotta navale romana era molto organizzata e la sua eccellente efficienza garantiva pace, acque sicure e favoriva i flussi commerciali. Augusto strinse patti favorevoli a Roma nel 20 a.C. con il Regno dei Parti, che restituì a Roma le insegne che furono sottratte a Crasso nella battaglia di Carre. Inoltre, con le nuove conquiste vengono fondate anche nuove città, come ad esempio Aosta, che divenne un'importante crocevia tra la Gallia e l'Italia. Inoltre l'imperatore era determinato a spingere i confini dell'impero almeno fino al fiume Elba. E grazie alle brillanti campagne militari condotte da Druso e Tiberio, vennero conquistati anche gran parte dei territori della Germania Magna. In Germania, proprio nello stesso periodo nel quale Tiberio riuscì a sedare una rivolta in Pannonia, un ausiliario germanico, ormai da tempo cittadino romano, di nome Arminius,
tese un'imboscata a tradimento nella selva di Teutoburgo alle legioni romane nel 9 d.C., servendosi di una coalizione di tribù germaniche. A comandare le legioni vi era il governatore della nuova provincia, Publio Quintilio Varo, che si fidava di Arminius. L'imboscata permise ad Arminius di annientare 3 legioni e Augusto, saputo dell'accaduto, ne fu addolorato. Nel 16 d.C. Germanico vendicò le legioni perdute, penetrando nuovamente nei territori oltre il Reno. Ma Roma non volle più fare della Germania Magna una nuova provincia, mentre Arminius morirà assassinato dai Germani qualche anno dopo. Augusto morirà nel 14 d.C. e fu, come abbiamo visto, il primo imperatore e anche quello che restò in carica per più tempo, e cioè per ben 41 anni, dal 27 a.C. al 14 d.C. Uomo e politico lungimirante e pieno di talento, gettò le basi a un impero che gli sopravvisse in Occidente per ben 462 anni. Ad Augusto succedette Tiberio, che fu un brillante generale, ma che una volta ottenuta la carica imperiale si dedicò esclusivamente all'amministrazione dell'impero.